E poi mi insegnai andicchia soldato perché mi interessava. E un'altra cosa ci dico, che nell'anno 1941 e 42 c'era crisi. Altro che. Oh. E quindi ti dicevo a domanda, per io che avevo la quarta elementare, potevo andare in decretore. Io venivo nel quarto, nel primo, nel chiede, e poi si può andare a prima. Però mi veniva l'estinto, in base a quello che era triste a casa. Certo, certo. E allora, purtroppo. Mi mise a studiare, a studiare, a leggere e scrivere, solo, senza scrivere nessuno. Basta che mi insegnava la mamma. Poi aveva la studia di scrivere anche le più solide. Ma quando mi trovavo da lì, io mi insegnavo come si scriveva. Certo, come si scriveva bene i parole. Come si insegnava. Allora, a picca a picca. La volontà, vita volontà. Arrua, ha imparato qualche cosa. Certo. A momento che non aveva nessuna pagella. Non avevo di commento. E allora mi presentai a un professore a Civitale, provincia Udine, sì. Di Conviene. E c'è questa cosa, ci sta, lei sa che ho parole di scuola, però non è nessun documento. Questo è mi trovo, mi sento, in base alla mia capacità, mi dava una piccola. Chi dopo avrebbe visto l'espressione? No, che si faceva lì? No. No, lo diamo? Sì. Visto la mia espressione, mi fondo portando. Che posate, no, quindi sempre. Vuoi era in giocavo? No. A mondo siamo su tutte le bolle e prima. Prima mi dice leggere. A poi mi dice, non c'è stato. Diceva bene. Poi mi dice disegno. Disegno che lo disegnare. Ma sono potuto disegnare così di bianco. Questo per disegno è tutto. Ho detto, come sono andato, beh, un disegno non è importante come ho capito di questo. E mi detto la tinta calendaria. Ah sì, ufficio promosso. Qualche volta sono passato io, ma c'era un libro che ho visto io. Ma allora risultava poi che lei aveva saputo andare. Allora, ci deve un documento, dico? Sì, la pagella c'è adesso? Sì, patente di quinta elementare. Bravo, e allora risulta che aveva quinta elementare. Risulta, ma però ormai... Poteva fare un carabinieri allora? Allora poteva fare un carabinieri, visto che voleva dire. Ma non faceva contare. Avanti, vedete. Allora io... La struttura è nascivo pulito. Come mi detto, sta padella, io ballavo solo. Certo, diceva, lo posso fare un carabinieri? Ma parlando un carabinieri, perché uno cercava di migliorare, ma non è che un carabinieri era un grande... Certo, io ero una cosa... Ma io ero tanto per tornare la vita. Questo cosa vuoi? Allora, lui ci ha domandato, dei carabinieri? E siccome... Come c'è una moglie? Sta portata, non è che esiste due ore. Esiste di questo che avevo uno, c'è la portata. E allora, quando qui... Quando qui mi stavo... Dice lei che è malato di cuore. Sì, davvero. Sì, io dico, lei non, non puoi essere donna, per me che la vedete che è malato di cuore. Sì, davvero. Sì, davvero. Se quando l'anno eravamo cascati in l'aria, l'anno mi sono cascati in l'aria. Non mi sa per difendere. Allora per fare un soldato. Che era buono, ciao a giorno, l'ho fatto. E allora che anche diceva sto particolare? Diceva, ma come sei? Mi era cascato di mano. Ma la visita militare ci diceva. E chi era cascato di mano? No, senti, io ero cascato di mano. Mi sta dicendo, non mi serve difendere. Lei è malato di cuore. Allora, perché la notte, per suicidere, a fare un gratino, a mangiare. Era buono. Per quale abbiamo... Non mi serve difendere, a fare. Se ero soldato con un visto, che ne è. E questo... La cosa era giovane ancora? Per fare un soldato era buono, per fare un carabinieri era malato ancora. Oh, poi, sì. Figlia domanda, figli di erano stati. Io, che c'era mio figlio Piccirillo, ancora poteva avere rallentamento, nell'anno 1952, Piccirillo. Perciò, visto da, io ho fatto un mese di scatino, carcere a male, come chiamano, e pigliai 18 milioni di lire, che poi non pigliare 40 euro. Era io e cosa, il Lisciano non ci conosceva, assieme. E avevo 18 mesi, 2 mesi lì a Sabato, e domani mi sarà parlato con Anna, sarebbe la madre di mia socia. E avevo 22 mesi lì. E a Catania, a Messina, a passare lì, c'era la dottura Saragosano, non faccio su di solo e poi tanto bene era con Mazzano. Ah sì, io direi che era, aspetta, no. Ma faceva, se passava tutti i piedi. Allora a me mi fece a posizione per l'occhio. Ah sì? Ci trovo qualcosa all'occhio? Insomma, io dico, ma che c'è, cosa c'è, perché io ci soffro dell'occhio, magari non devo andare a giorno. E allora, ma per cattare l'occhiale, ma per restare una sera a Messina? Sì, signore.
E poi da mangiare c'è cantato l'anno. Sì, sapevo. Io quando cantai l'anno, mi domanda se che tomo cosa da pigliare la casa, cosa quasi mi bastava. Mi sono cato tutte, 23.000 lire. Il dottore Sara usava, il dottore Ragna e il dottore Cammanello. L'occhiato e tutte cose. Contento che ho pigliato, mi avuto promosso con l'occhiato, con tutte le maranova. Ieri non ce l'ho. E poi c'era Spilio. Ma dove c'era Spilio? Spilio, come? Che hai partenza per l'America, sì. Di 10 ore, l'esodo di Leva. Allora, quando è accadato per l'esodo di Leva, dice, lei è stato dichiarato desertore. Mi dichiarato desertore nell'anno 1945. Aveva parte, per questo è la verità, che io avevo parte non mi sento qui. Mi dichiarato desertore e questa fa scusa a Dio America. Non fecero passare. Perciò. Dopo che avevo fatto la guerra, poveretto, una cosa di impazzire, così. Io sogno con la testa a pennolone, lo sonno senza l'occhio che mi viene, ed ogni tanto faccio un pennegone, mi sonno amara che mi vuole bene, mi abbraccia forte, mi vasa e mi dici, sposami tu mio, fammi felice, assira, assira, dissi, a tanta amici, tu mana lume con le sogno pagi. Tu dorma suranda, non basta tanto che sogno vicino, già vedo la tua casa di lontano, la rosa è anche con un gelsimino, mi pare che le tocco con le mani, ho finalmente dopo tanta strada, ma rotta sogno canta sta contata. Come una rota, oi, oi, là. A faccia almeno va a sentire una cosa, oi, oi, là. Dello parcone da e sta una rosa, oi, oi, là.